Eseguo un'aggiunzione elettrica su due cavi, dove successivamente costruirò la muffola stagna. Questa lavorazione si esegue solitamente sui cavi piatti delle pompe sommerse, con una piccola variante che vedremo più avanti. La lavorazione dei cavi è simmetrica, tranne che per il taglio e la spellatura, che inizialmente va eseguita su un solo lato. Il primo conduttore del cavo non lavorato va unito senza tagliarlo. Si esegue una giunzione lineare intrecciata e successivamente saldata. Isolare la giunzione con del nastro isolante oppure con del nastro autoagglomerante. I restanti conduttori devono essere tagliati a scalare, giuntati e saldati come visto in precedenza. Puliamo il cavo e le mani in modo da eliminare eventuali tracce di grasso o polvere. Prima della fase successiva, preferisco compattare i conduttori con qualche giro di nastro isolante. Inizio ad avvolgere il nastro autoagglomerante poco prima della guaina isolante del cavo stesso. I successivi giri sormonteranno la guaina isolante del cavo per poi tornare indietro verso l'altro estremo. In questo modo il lembo iniziale del nastro autoagglomerante non formerà un fastidioso gradino. Ogni giro di nastro autoagglomerante sormonterà il precedente non oltre la metà della sua larghezza. Ad ogni passaggio il nastro sormonterà il cavo un centimetro in più circa. Il nastro va applicato tenendolo sempre in tensione. Fare attenzione che il nastro si avvolga senza formare grinze. Ad ogni passaggio il nastro sormonterà il cavo un centimetro in più circa.
Terminati i 4-5 strati di nastro autoagglomerante, si procede con la posa del nastro isolante, seguendo la stessa tecnica e lo stesso verso di avvolgimento. Fare attenzione che il nastro si avvolga senza formare grinze. Ad ogni passaggio il nastro sormonterà il cavo un centimetro in più circa. Questo ultimo strato di nastro isolante serve ad evitare un eventuale distacco dell'ultimo lembo di nastro isolante costituente la protezione della muffola. La muffola è così terminata. Come accennato, vediamo la variante sulla lavorazione dei cavi piatti montati sulle pompe sommerse. Il conduttore di terra è separato rispetto ai restanti conduttori di fase. Il cavo presenta due gole, nelle quali si insinuerebbe l'acqua malgrado la muffola. È quindi necessario separare il conduttore di terra. Successivamente spianare con carta vetrata la zona di taglio, restituendo un profilo regolare al cavo. Stessa cosa sul conduttore di terra, che anche se non utilizzato, deve essere realizzata una muffola a mo' di tappo.